E poi torni in ufficio, no? Torni in ufficio, trovi un pacco. Stefano, ti hanno portato, ti hanno lasciato un pacco. Un amico è venuto, ha fatto un paio di polizze e non contento di avermi già per questo gratificato, e ti ringrazio, non serve pubblicità, rimaniamo nell'anonimato che non è mai reato, è privacy applicato, mi fa, ti ha lasciato anche un pacco, queste devono essere uova, passi con incartamento delle uova, avrà un piccolo orticello, sarà una pagnotta, che non è una mignotta, sarà una pagnotta, però la sostanza è quella che conta, sono i contenuti quelli che contano. È stupendo questo incarto, che siano uova, pagnotte o dollari, talleri, euro, chi lo sa. Chissà che notizie c'erano qui. Oibò, oibò, c'è anche il biglietto, questo scotta, già mi, è il padre di tutti i prodotti italici, ma già vedo una cosa che mi piace tanto, non solo che è stupenda, non solo che è meravigliosa, ma che non è nuova, che non è nuova. Bella impolverata, bella chilometrata. A Stefano Ristori, con la dovuta simpatia e stima. Secondo te sto male? Mi hai cambiato il modo di vedere la vita. Mi hai cambiato il modo di vedere la vita. Emergenza tricologica in atto. Domani vado. Te ne sarò grato per sempre. Ancora c'è dello scritto, ma io già ti sono di molto grato a te, caro amico mio. Questa F40 la possiedo dal 1990. La comprai a Civitella Alfedera in Abruzzo, penso che si dica così. La mia prima Ferrari. Io mi auguro che sia per te la prima di una lunga serie, perché la passione che hai per i ferri a quattro ruote sportivi è inestimabile come la mia. Condividiamo una grande passione in comune. Sei stata una bestia, perché lo sai le mie emozioni. Avevo 7 anni e dissi a mio zio: voglio quella macchina rossa. Viva la vita, con affetto. So io chi. Ecco, ogni tanto qualcuno mi chiede: ma ormai è un sacco di tempo che va avanti, secondo te sto male, ma non te sei stufato? Non mi sono stufato? Beh, fosse già solo per questa, già che ci siamo, aggiungere anche questa, che è un altro di noi, un po' della stessa dinamica, non è la misura che conta in questo caso, ma è la sostanza, sono i contenuti. Questi sono, non siamo gente di valore qua, perché i valori contano, ma anche comportamenti di estremo valore contano. Per me non hanno valore queste dimostrazioni di affetto disinteressate, non dovute, ma inestimabilmente apprezzate. Secondo sto male nasce per questo, per condividere un modo di essere, una filosofia di vita, e con la piccola pretesa / non presunzione positiva di poter dare qualche contributo ad amici sconosciuti per gestire meglio la propria quotidianità, per gestire in maniera più snaus la propria vita, ma senza la pretesa di insegnare nulla. È una condivisione.
Beh, insomma, una persona o più che si privano di qualcosa che ha un valore che va ben oltre quello economico, come attestato di stima, per me non ha valore. E lo vado ad aggiungere alla mia collezione di ferri che qua ce ne ho altri, e adesso con calma lo andrò ad aggiungere attaccato alla testa rossa e a quell'altra che dovrebbe essere una 575, penso, se lo ricordo Mario. E là poi ce ne sono tante altre, perché il collezionista cronico non è un accumulatore seriale, però grazie, sono questi i motivi per i quali, se non sto male, esiste ed esisterà, perché sotto tante forme mi attestate e mi testimoniate una stima infinita tutti i giorni in diversi modi. E secondo te sto male, ma viva la vita, ma tutta la vita. Ora me ne vado a casa più contento di prima, perché i valori contano e questi sono gesti di enorme valore per me. Snaus, amamaus, se può fa, bella per te, grazie, 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 de core.